Bella a tutti ragazzi, io sono Markey dello staff di Noi Malati di Foot e sono qui oggi a portarvi la recensione di De Bruyne Man of the Match, trequartista del Wolfsburg che si è guadagnato questa carta grazie alla doppietta effettuata contro l'Inter nell'ultima giornata di Europa League. Questa carta presenta un 82 di velocità, 89 del tiro, 89 anche per il passaggio, 88 di dribbling, 49 di difesa e 75 di fisico. In 7 partite mi ha fatto 15 gol e 2 assist. In game le statistiche che spiccano sono il 90 di controllo palla, il 92 del long shot e il 91 di potenza tiro. Work rate alto medio, 4 stelle skill, 5 stelle piede debole. Partiamo dal contro di questo giocatore. Ecco ragazzi, contro questo giocatore, almeno per la mia esperienza che ci ho fatto, non ne ha. Cominciamo dalla velocità, 82 sulla carta, suddiviso in 79 di accelerazione e 83 di velocità scatto. Statistica che non ho messo né tra i pro né tra i contro, perché mi è sembrata abbastanza buona a mio parere, per essere un trequartista, l'82 sulla carta è veramente un'ottima caratteristica. Aiutato anche molto dall'80 di forza fisica con 82 di equilibrio. Diciamo che la prima e la seconda spallata riesce a tenerla tranquillamente con qualsiasi difensore. Poi il passaggio, 89 come valore generale, suddiviso in 89 di passaggi lunghi, 91 di passaggi corti, 86 di cross con 89 di visione. Ecco, il passaggio mi è piaciuto moltissimo, i corti non ne sbaglia praticamente uno, ma anche quelli lunghi sono sempre perfetti sulla corsa del compagno, sia di destro sia di sinistro, perché De Bruyne ha 5 stelle piede debole, che sarà un pro sia per il tiro e sia per il passaggio. Ecco, il tiro. La statistica che mi è piaciuta maggiormente, 89 sulla carta, diviso in un 84 in tiro a giro, che mi è abbastanza piaciuto, in particolare dentro l'area, e 86 di finalizzazione, che mi sembrava anche sul 90, infatti mi ha quasi sempre segnato 2 gol a partita, usandolo da trequartista, ma a mio parere può fare tranquillamente sia la T sia la TT. Poi, altro pro, il 92 di potenza tiro con 92 nel long shot. Ecco, secondo me De Bruyne è uno dei giocatori migliori per fare dei long shot. Poi la potenza tiro, diciamo che mi è piaciuta moltissimo sia da fuori ma anche dentro dell'area nel finalizzare. 84 di punizioni, sì, ne ho fatta una, mi sono piaciute molto. E 86 di tiro al volo che passa in secondo piano in questa review perché non ne ho provati moltissimi. L'ultima statistica che analizziamo è l'88 di dribbling con 90 di controllo palla, la palla è sempre attaccata al piede, 89 di dribbling puro con 84 agilità e 4 stelle skill. Ecco, il dribbling sicuramente è un pro perché tu puoi fare sia correre destra e sinistra che usare le skill, ma la palla in entrambi i casi diciamo che rimarrà sempre attaccata al piede. Ecco, riepiloghiamo pro e contro, come pro abbiamo tutti i passaggi, tutti i tiri, il dribbling in generale, le 4 stelle skill e 5 piede debole. Contro, come abbiamo detto all'inizio, non ne abbiamo. Il voto finale è un 9. Provatelo. Provatelo, se avete i crediti, risolve le partite questo giocatore. Bene, la recensione è terminata. Iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace. Qui è tutto da Markey. Bella.